ci sei tu, e il suono della pioggia. È tutto molto naturale, così come dovrebbe esserlo la meditazione. La pioggia è perfetta per meditare. È così costante e sotto un certo aspetto riempie la mente con un singolo suono, in modo tale da non permetterci di generare altri pensieri. È forse questo il segreto della pioggia. Benvenuto o benvenuta in questa meditazione guidata. Mi auguro che questa piccola introduzione possa esserti stata d'aiuto per entrare in un'ottica di rilassamento, senza fretta e senza regole. La meditazione non è qualcosa che può essere fatta di fretta, così da un momento all'altro. Bisogna prima fare un respiro profondo, a volte anche due o tre, e rientrare in connessione col momento presente. Non è qualcosa di complesso o di difficile, o addirittura qualcosa per la quale bisogna essere preparati e studiare. Nulla di tutto questo. Ciò non significa che non sia importante darle il giusto peso, la giusta profondità. Prenditi qualche istante per fare due, tre o anche quattro respiri profondi per entrare di nuovo in connessione con il tuo corpo, per rallentare il flusso dei tuoi pensieri, per alleggerirti, o anche semplicemente per riuscire a sentirti a tuo agio insieme a me in questa meditazione guidata. Con questo dolce suono della pioggia puoi anche immaginarti di venire bagnato completamente, in modo tale da lavare via i tuoi pensieri ricorrenti e fastidiosi, le tue preoccupazioni, le tue ansie, ma anche la tua stanchezza, la tua fatica, il tuo umore. Lascia che questa pioggia possa lavare via tutto quello che non è più necessario, dalla cosa più astratta a quella più concreta, dalla cosa più difficile e incomprensibile alla cosa più stupida e semplice. E in questi minuti di purificazione ti prego di non avere giudizio
e lasciare che sia la tua spontanea sincerità a far emergere tutto ciò che necessita di essere lavato via. Adesso, in questo momento, dove stai entrando dolcemente in contatto con te stesso, vorrei che ti visualizzassi in uno spazio aperto e vuoto, come se fossi seduto a gambe incrociate in una grande piazza vuota e aperta. Sopra e intorno a te cade la pioggia e puoi sentirla sulla tua pelle, sui tuoi vestiti e sulla superficie sulla quale sei seduto. È quasi come se ti trovassi in una stanza, in uno spazio, in un luogo senza tempo, in un luogo di calma e di riflessione, dove vieni ogni volta che hai bisogno di comprendere. Vieni in questo posto sacro ogni volta che hai bisogno di una risposta. E in questa meditazione, in questo luogo sacro, non sarà la mia voce a darti una risposta, ma sarai tu stesso seduto ad attendere che da dentro di te emerga qualcosa. Immaginati di aprire ogni blocco interiore e lasciare che sia il tuo corpo a parlarti. Se in questo momento della tua vita qualcosa non torna, o ti senti smarrito, ti trovi nel luogo adatto adesso, ma non avere fretta. Semplicemente siedi e attendi che la risposta emerga da dentro di te. Non dovrai far altro che aspettare, respirando sotto questa pioggia, in questo luogo sacro di riflessione. Una riflessione che non viene fatta attraverso la logica e i pensieri. Potremmo definirla quasi una riflessione di pancia, una riflessione dell'anima e del corpo.
dunque per i prossimi minuti. Lasciati guidare semplicemente dal suono della pioggia e da questa dolce melodia. E respira. Respira e attendi che sia il tuo corpo a parlarti. La risposta che stai cercando è già dentro di te. Immaginati che la tua mente sia come un coperchio e adesso decidi di toglierlo, di aprire il contenitore e leggere la risposta che stai cercando. D'ora in poi non parlerò più. Avrai tutto il tempo necessario, dunque non avere fretta. Rilassati e fai esperienza di questo momento prezioso. Namaste.